a tutti voi ragazze e ragazzi, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, come potete vedere, siamo qui su Pokémon Platino e sono tornato a Giubiloboli, a parte qualche bug grafico qua e là. Allora, tanto vediamo cosa è successo dall'ultimo video. Ecco perché. Allora, ho livellato un po' con la squadra. Flamel all'11, Sparkle all'11, Volano al 12. Allora, non ho voluto livellare troppo la squadra perché non perché è livello 14. E se non sbaglio, comunque 14-15 Volano e Sparkle si evolveranno. Quindi diciamo, per il momento non mi serve, diciamo, non volevo livellarli troppo. Allora, repellenti giusti un paio. Allora, quello che volevo fare oggi, ora vedrete, era innanzitutto fare un paio di cosette qui a Giubilopoli. La prima, andare qua all'interno della Silph SPA. Questo perché, per se non sbaglio, dopo la prima medaglia ci davano un nuovo software che è annotazioni. Certo, non, per il momento non è molto utile, però diciamo che meglio di niente. Poi un'altra cosa che volevo fare, sempre qui a Giubilopoli, andare di qua, mentre prima non ci si poteva andare. Allora, qui, come potete vedere, c'è il centro di scambio mondiale, che al momento non è più attivo, il Geonet. Però, diciamo che non, cioè, registrare il posto in cui si vive non è che è proprio malaccio, diciamo una cosa in più che si può fare, che però diciamo, non toglie nulla o aggiunge nulla al gioco. Ok. Posso uscire, e quello che volevo fare l'ho fatto. Diciamo, peccato non si può più utilizzare il centro globale, perché da qualche anno oramai è stato chiuso. Anche devo ammettere, sarebbe stato molto molto utile per varie cose. E quindi ci dirigiamo verso nord. Dell'ultima galassia non ricordavo già da Giubilopoli ci fosse. Quindi vediamo cosa fare. Allora, praticamente stanno litigando il professor Ron con i due membri del team Galassia. Però sì, infatti, ti mancherà. Ok, quindi dobbiamo lottare, perfetto. Meglio così, cominciamo a livellare bene la squadra. Ok, due Pokémon. Quindi sta anche Glemeow, Lucinda manda Piplup. E Flamella, però anche Bracere. Diciamo, per meglio così almeno. Ah, poi Lucina ha pure il Pokémon più forte dei miei. Vabbè, lo starter è overlivellato, livello 16, quindi è un bel livello. Ok, possiamo dire ciao ciao Glemeow. Spero che salga un bel po' di livelli.
166, ma non basta per farlo salire. Ah, devo pure andare a prendere un Pokémon al centro Pokémon per insegnare Spaccaroccia, perché se non ricordo male serve Spaccaroccia per andare avanti. Sempre se sta anche non mi butta giù Flamella. Addirittura due. Allora, vediamo quanto toglie. In teoria ce la dovrei fare. Spero. Ok, sì, c'è, perfetto, ce l'ho fatta. Andiamo avanti. 186, forse livello 12? No. Niente di livello 12. Quindi. Ok, però diciamo 880 pochi dollari, che non è male per una sfida. Ok. Ok, ci dice che sostanzialmente, comunque, come avete letto, che durante l'evoluzione dei Pokémon sprigiona energia, e quindi il Team Galassia vorrebbe controllarlo, non si sa per cosa. Ok. Perfetto, quindi praticamente ci ha detto di andare a sfidare tutte le palestre. Ok, diciamo una scatola chic che sarà utile per le gare. Allora, io le, diciamo, se le userò dopo nel dopo, cioè le fare gare le farò dopo nel dopo Rega. Ogni tanto passerò da Rupepoli quando ne avrò la possibilità per, diciamo, per ottenere gli strumenti. Ci sta massaggiatrice che ci dà uno strumento al giorno, quindi è utile. Per questo, perché ci sta il club del fiocco, spero che si chiami così, non ricordo, che solamente avendo ottenuto un tot di fiocchi, un singolo Pokémon, ci dà la possibilità di accedere. E quindi è utile più che altro per questo. Allora, le uniche mosse che MN che insegnerò a Bidoof sarò Spaccaroccia e Taglio. Le altre comunque le inserirò all'interno della squadra, perché comunque già stavo pensando, almeno spero, perché già stavo pensando per, diciamo, come forza di mossa, comunque in generale come il set di mosse finali della squadra, e non sarebbe male, diciamo, poterli, cioè, usare le MN all'interno della squadra. Lo so, è più difficile fargli dimenticare di imparare nuove mosse. Rocciodomba, buona mossa, però è allo stesso modo, alcune di esse sono proprio utili all'interno della squadra. Ah, ho incontrato pure un Psyduck che non ho catturato. Vediamo quanto gli tolgo un'azione per vedere. Ok, abbastanza. Utilizza pure doccia scudo che indebolisce il fuoco, se non sbaglio, che tra l'altro già non è molto efficace. Utilizzi pure doccia scudo, non è proprio la cosa migliore per l'apprendimento delle mosse. Comunque il tizio del Geodude ci ha dato la cura bolla. Allora, intanto pensiamo al soprannome carino.
Allora, sì, soprannome sì. Direi sì, perché sto pensando. No, niente, diciamo il generatore. Eccolo, ho trovato il soprannome adatto, pure abbastanza carino, perché è riferito al cantante, quindi non è male. Ok. Pokémon catturato. Diciamo che in futuro magari sarebbe, quando finirò Platino, potrebbe essere carina l'idea di fare cioè delle lotte apposta per cioè delle lotte di un Acherom, ma anche di Platino, però della versione di gioco da Nuzlocke, quindi con Pokémon che si incontrano a caso, che si evolvono a caso. Quindi magari è carina pure l'idea questa qui. Poi fatemi sapere all'interno dei commenti che cosa ne pensate. Allora, ok, livello 12 per Flamella. Che manda ora. Ok, altro Pokémon di tipo erba. Anche se devo ammettere e sperare di arrivare almeno a livello 16. Se Dio 16. Spero pure di più rispetto al 16 prima della palestra di Evopoli. Però per il momento mi fermerò qui. Giardino Fiorito e fare tutte le missioni lì. Ok, anche Cherubi è andato capo. Ok, mezzo livello e arriverò al 13. Ok, troviamo pure Sveglia. Chissà come si incontrano qui all'interno dell'erba alta. Badio, che già avevo incontrato, però giusto per curiosità voglio vedere quanti punti esperienza danno i selvatici qui. Ok, e vanno giù anche abbastanza velocemente, quindi penso che livellare Flamel qui non sia abbastanza complicato. Ok, Badio, però oddio, 87 punti esperienza, non è che siano proprio tantissimi. Ok, questo ci manda Pokémon Coleottero, essendo appunto un Pianamosca, quindi ben venga, che è ottimo sempre per livellare Flamella. Diciamo per la fine dell'episodio, questo qui spero di avere almeno Flamella a livello 16. Se riesco, anche un membro della squadra è voluto, visto che ci mette poco, cioè sento ci mettono tra qualche livello si cominciano a evolvere. Usa pure pazienza. Spero di mandarlo cappare un colpo o al massimo in due, però in un colpo solo riesco meglio. Allora, per ora le lotte non è che saranno tantissime, quindi dubito di riuscire a far evolvere qualcuno. Spero almeno in Flamel, però vorrei tanto farli evolvere, perché altrimenti prima del prossimo episodio non posso livellarli troppo, perché altrimenti non
non si evolvono off camera e mi piacerebbe farli vedere, cioè farli vedere evoluzione in video. Allora, diamanti con braciere, che non toglie tantissimo, neanche tacco d'ala. Vediamo se con attacco rapido riesco a fare qualcosa di meglio. E mi hanno, ok, quel preciso punta d'ora, no, che però non è che mi sta proprio tantissimo bene. Pure bruciato, meglio così magari va a KO, nella speranza remota. E danno pure parecchi punti esperienza. Ok, in teoria è rimasto quello, ok, quello che punta flamelle, che però ha abbastanza punti esperienza per sopravvivere. Quindi io, come sempre, vado avanti di attacco rapido e braciere. Vediamo se sono fortunato. Magari. No, eh. Ma è gioia. Ok, con attacco rapido, anche l'altro paciriso va KO. 141, 14 no, magari ero 13, però no. Sì, perfetto. Quindi livello nuovo per Voranova, che vuole imparare il doppio team, ma che al momento non mi interessa. Ok, le gemelline sono andate KO, 252 pochi dollari, non male. Ecco, incontriamo pure il selvatico che è Shinx. Allora, ah, è vero, perché flamella è fuga facile, quindi facilita la fuga. Semitraglia, oddio, dubito che mi potrà servire qualcosa, però appena ho l'opportunità, che magari sto a corto di soldi, la vendo come mossa. Allora, per il momento Bidoof lo tengo in squadra perché, diciamo, imparerà anche taglio e quindi però non, e potrebbe tornare utile. Allora, intanto Psyduck lo poso. Allora, qui diciamo si possono incontrare Pokémon abbastanza interessanti, in particolar modo Darvalta. Sicuro si troveranno queste bacche. Allora, poi la bambina chiede aiuto per il papà. Ok, oggi non è neanche venerdì, quindi strumento. Quindi il una pozione, quindi il Drefloon non lo incontreremo. Ok, diciamo intanto per il momento vado avanti contro questa regola, raga. Glemial è il 13. Ok, sperando di, no, utilizzo pure ipnosi. Oddio, una sbirra l'ho ottenuta, quindi, e ne ho solo una. È una bacca stagna, quindi. Allora, questo Glimmer penso di riuscire ad arrivare al livello 3, 14 flamella, spero almeno. Vediamo un po' e riutilizza ipnosi.
Allora. Quindi ora devo usare l'unica bacca stagna che ho, quindi neanche ho a dire che avevo la possibilità di ripiantarla. E ci utilizza ruggito. No, non tornare in borsa. Ok, Grimiao è arrivato. 186, sì, livello 14. Perfetto. Allora direi tranquillamente di fare lo switch tra Flamel o Sparkle o Volano, così, perché veramente le lotte sono pochissime qui e quindi dubito di farvi vedere i Pokémon evoluti in squadra. Magari un altro paio di livelli off camera me li potevo pure fare. Beh, sarà per la prossima volta, però. Ok. Prima bacca, questo dovrebbe essere bacca arancia, esatto. Allora. Ok, ci darà il tizio, guarda, poi nel miele. Perfetto, quindi dobbiamo fare lotta in doppio, quindi ben venga. No, in singolo. Ci manda stanchi. Io speravo nella lotta in doppio. Ok, meno male, pure fallito. Ok, sta continuando a fallire, quindi direi tranquillamente di fare un paio di furbi sguardo nella speranza di abbassargli quanto più possibile la difesa. Ok, cominciamo pure lui a usare stridio e ci abbassa la difesa. Noi intanto già gliene abbiamo fa gliene ho fatti 3. Vediamo ora. Ok, fallito pure questo furiale, meglio. Non per me, ancora gli tolgo molto poco. Ok, questo giro sfuriale ha avuto effetto. No, che chiaro, pure brutto colpo. Speriamo solo. Okay, due brutti colpi di fila. Ok, allora manderò Volano davanti con attacco d'ala. Sperando di riuscire a mandare KO anche l'altro Pokémon. Ok, colpo solo. Mandarò KO 219 punti esperienza. Sono veramente tanti. Ok, quasi livello 14. Spero che che per Volano sia livello 14, livello di evoluzione. Intanto siamo attacco d'ala, sperando di mandarlo KO quasi. No, ci usa pure super suono. Allora, dubito di avere qualcosa contro la confusione, però spero di attaccare. Quanto prima, sostanzialmente, perché voglio che si evolva Volano sempre quanto prima. Ok, riesce ad attaccare. Allora, no, cavolo, quasi livello. Ah, doppio Pokémon. Meno male, quindi livello 14 assicurato per Volano. Sperando che attacchi. No, non attacca. Quindi direi tranquillamente, visto che. Anzi, voglio provare. Ok, non è più confuso.
meglio, cioè buono per noi, quindi in teoria. Ok, riutilizza sanguisuga togliendoci un solo PS, quindi più punti esperienza per Volano. Allora, il mio obiettivo è quello di portare la squadra cioè almeno per ora per i livelli di evoluzione. Però prima di Evopoli spero di arrivare almeno tutti al 20. Allora, ottimo. Evoluzione di Volano. Vediamo. Cioè, lo so comunque se lo sanno tutti, si evolve in Staravia. E quindi. Ok, quindi prima evoluzione. Quindi per quanto riguarda Volano, stiamo a posto, quindi posso livellarlo a mio piacimento. Ok, ci dà del miele che sarà utile per catturare Pokémon tipo Heracross, Manjirax, comunque Pokémon ghiotti di miele. Allora. Andiamo a curare la squadra. Dubito che. No, non, comunque non ho mosse utili da insegnare a Sparkle, a meno che quelle che non ottiene con l'evoluzione, cioè salendo di livello. La prima mossa dovrebbe imparare, in teoria, se non sbaglio, dovrebbe essere Scintilla. Qui, se non sbaglio, se non ricordo, ci dovrebbe darci uno strumento? No, lui ci dà uno strumento. Ok, ci dà una baccarieggia. Quindi, ok, otteniamo lo Spradak, l'annaffiatoio, che ci è utile per se e quando pianterò bacche. Devo trovare un punto dove piantarle non troppo distante cioè non troppo distante dal centro città, quindi. Allora, ricordiamoci di avere che abbiamo già un Pokémon evoluto. Allora, intanto accelerò un po'. Ok, intanto sicuro. Tanto di sicuramente li farò tutti questi allenatori, quindi poco importa. Allora, accelero No, allora, sicuramente non posso più combattere contro. Insieme a Sparkle. Ok, lo so, vedete un po'. Allora, vediamo. Vediamo, cioè speriamo almeno nello 12 che impara una mossa. Nello 12 impara una mossa? No. Quindi rimanderò Spark, quindi farò semplicemente la tecnica dello switch. Lo so, ho accelerato di parecchio le mosse, cioè la velocità di gioco. Però, diciamo, per qualche modo serve. Allora, sicuramente una cosa che serve è dare pozione a Sparkle. Che essendo questa una lotta abbastanza complicata, diciamo è buono, diciamo, utilizzare mosse, ecco, già livello 15, quindi già non posso usare Sparkle.
Meno male che vola no a prepotenza. Ok, livello 15 per Sparkle, cioè per Volano. Questa dubito di riuscire a farla, anche se sono abbastanza convinto che sia una lotta molto molto complicata. Direi usare attacco rapido. Ok, immaginavo che sarebbe andato KO, diciamo non mi sono precipitato a lottare così. Ok, cioè lottare nel senso che modo serio. Ok, Sparkle livello 13, impara scintilla. Livello 17 per Deku. Anzi, ora direi di andare a farci un paio di allenatori verso Evopoli, così almeno riesco a ottenere un paio di ottenere un paio di Pokémon più squadre volute. Ok, ora hanno parlato del Pokémon pallone, che ovvero che è Drifblim. Ok, mi ero scordato il Bellocchio. Spero che si sbrighi. Allora, sicuramente cosa molto fondamentale è quella di far riposare la squadra. Ok, direi tranquillamente di dirigerci verso il Bosco Evopoli. Ovviamente non appena sia Deku che Sparkle si evolveranno, non porterò avanti l'episodio, che comunque è già durato molto. Dubito che riesca a vincere la lotta con Sparkle, e quindi ok, livello 14, se ti evolvi, no. Allora, cambio tattico per il momento. Per affrontare il Montanaro, difesa speciale X. Sì, la venderò ovviamente giusto per alcune, cioè sono utile per recuperare giusto quei soldi che andrò a spendere ora dopo queste durante queste lotte. Ok, arriva il livello 18. No. Ok, quindi sono abbastanza convinto. Allora, diciamo che per il momento ti combatterò insieme a Deku, quindi sempre con la regola dello switch, anzi no, con Flamella, per così, appena appena pure lui, che poi Rosel è pure molto evoluto, quindi da più punti esperienza. Allora, qui devo andare con calma, perché appunto troviamo Polvo Stella Selvatico, Paciriso, che manderò cercherò di mandare KO perché, come ho sempre fatto, quando incontriamo Pokémon nuovi ti mando KO, e quando ho già il contrario cerco di evitare di mandare KO. Quindi ok, evoluzione Laxio e doppia evoluzione, quindi abbiamo due Pokémon che si evolvono uno dopo l'altro. Allora, quindi ho praticamente raggiunto il mio obiettivo, che è quello di
Ok, parte per incontrare l'allenatore di far Dritch, anzi, che era quello di far evolvere questi due Pokémon così da poterli livellare abbastanza liberamente. Ok, dando pure KO, ma poco mi interessa. Allora, dicevo che vorrei far evolvere tutti i Pokémon per farli livellare abbastanza velocemente. Allora, direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.